Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
peccato del mondo. Siate giudicati, guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi. Li riconoscerete dai loro frutti. Quando pregate, non fatelo per essere visti, ma fatelo in segreto. Voi siete gli amici. Non c'è amore più grande che vi dà la propria vita per i propri amici. Il più grande tra voi diventi come il più piccolo. Signore, tu lavi i piedi a me, quello che lo faccio io, tu non lo capisci, ma lo capirei tu. Non mi laverai mai. Se non lo farò, non avrei parte con me. Signore, non solo io, ma anche le mani e il capo. Ti ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi, se non il piede, ed è tutto nuovo. No, siamo chiusi. E voi siete morti.
chiamate signore maestro. Sentite bene perché lo sono. Se dunque io ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, faccio anche tu. Nella notte in cui viene tradito, Gesù prende il pane e il vino e dopo aver reso grazie, li benedice. Questo è il mio corpo, che è dato per voi. Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo, un po' non vedete. In memoria di me. Soltanto amore, predicava amore, irradiava amore anche su quanti rispondevano con l'odio. L'amore genera fiducia. Gesù si è fidato dei suoi discepoli perché li amava, eppure uno di loro si è perduto. Nessun uomo amore più grande di questo. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio ed anche in me. Se il mondo vi ha amato, sappiate che prima di voi, proprio me, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non vi lascerò altro. Dio è stato glorificato in lui.
Vi do un comandamento nuovo. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. E se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come i veri discepoli. Nessun uomo è più grande di questo. Andate a prepararvi un luogo. Io ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché non ci sono io, ci siete anche voi. Ma dove vai? Dove vado io? Per ora non puoi seguirmi, ma mi seguirei tu. Perché non posso seguirti, Signore? La mia vita è la tua vita. Che? Sarò te stesso, non canterai a galla prima che tu non mi abbia rinnegato per volta. Lo vedrai tu stesso, non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti quanti la fede questo. E mi lascerete solo. Stato la parola agli uomini che le mandavo, ho detto loro le parole che le davo. Gesù se ne va, come al solito, al monte del Lume. Anche i discepoli lo seguono. L'ingiustizia, il male come realtà, non può semplicemente essere ignorato, lasciato stare. Deve essere smaltito. Vinto. Questa è la vera misericordia. E che ora, poiché gli uomini non ne sono in grado, lo faccia Dio stesso. Questa è la bontà incondizionata. In te, Signore. È vero, vediamo. Fa che non sia mai deluso. Salvami nella tua giustizia. Sostenere tutto il peso del peccato. Proteggimi, Padre. Vieni presto, liberami. Tu sei il mio rifugio. Nessuno può sopportare questo peso, credo. È troppo pesante. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Gesù è uno con la maglia rossa. No. Sì. Sto a posto, dove? Pietro, Giovanni, non avete vegliato una sola ora con me. Non sono un vedo più.
schiaffi. No, 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 allarghiamo. Punto, bravo. Adesso mamma. Allarghiamoci, allarghiamoci, allarghiamoci. Ok, sono pronto. Allarghiamoci, allarghiamoci. Lui è lì. Si sono allargati. Signori, allarghiamo. Anche Giuda il traditore conosce quel posto, perché Gesù vi servirà stesso con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dei sogni sacerdoti e dei farisei, si recherà con torce e acqua. La mia ora è giunta, e anche la vostra, che è quella delle porte.
ma non la trovano. Molti infatti attestano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non sono concordi. Questa dottrina che tu e i tuoi discepoli predicate per tutta la Giudea. Se ti abbiamo condotto qui è perché tu risponda ad alcune domande sui tuoi strani insegnamenti. Adventure! Tu vuoi sollevare il popolo affinché i romani ci distruggano totalmente? Questo non è un processo come gli altri. Abbiamo lasciato le nostre famiglie per essere qui, per ascoltarti! È vero, è vero! Qualcuno ha detto che sei Elia! Non dici niente! Sei stato portato qui come blasfemo! E allora, difenditi! Ho sempre sbagliato la mia bocca. E di nascosto non ho mai detto nulla. Perché mi interrogo? Interroga coloro che mi hanno curiosi! Se ho parlato male, dimostra dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi colpisci? C'è nessuno tra di voi che possa parlare male di questa persona? Qualcuno che sappia dirci con certezza quali malvagità esso ha compiuto? Io posso parlare perché l'ho udito. E allora parla, sentiamo. Caifa, lui guarisce le malattie con l'aiuto dei demoni. Si proclama re dei giudei e figlio di Dio. Figlio di Dio. E lo ricostruirà in 3 giorni! Aspetta, e ha detto che se non mangiamo la sua carne e non beviamo il suo sangue, non avremo la vita eterna! Silenzio! Silenzio!
sentito cosa dicono apostola contro di te. Hai qualcosa da dire? Neanche una risposta a queste accuse. Adesso ti chiedo, Gesù di Nazareth, dici, sei tu il Messia? Se io lo dicessi, voi non mi credereste. Se vi facessi delle domande, voi non mi rispondereste. Allora sei tu il Cristo! Io lo sono. Che cosa ha detto? E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre. Ha bestemmiato! 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 Basta! 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 L'avete udito tutti! Non sono necessari altri testimoni. Qual è la vostra condanna? L'abbiamo udito noi stessi, dalla sua voce. La morte! La morte! La morte! La morte! Il canto del gallo non sarà mai più lo stesso per il principe degli apostoli. Gli ricorderà per sempre la sua paura e la sua fragilità, riconoscendo il suo errore. Thank you.
parla bene. Perché lo vogliono far male? Già, dicono che risusciti i morti, che li dai la vista ai ciechi. Da dove viene questo? Ah, è perché sono finito la gravità di tali affermazioni. Chi sono? Quelli. Ma lo fa a prezzo
di un'accusa ben più grave. Gesù non è un profeta, men che meno è il profeta atteso per gli ultimi tempi. Pilato è figura di colui che si lascia condizionare dal ruolo che ricopre e che si veste di una corazza che sta a significare la distanza fra sé, fra il potere e il miracolo della vita che costantemente Dio dona all'umanità intera. Prigionieri ancor prima che vengano giudicati. Che accusa portate contro quest'uomo? Cosa ha fatto? Ha parlato contro l'imperatore? Contro Roma? Ah, non apertamente. E allora è un vostro problema. Dovete giudicarlo secondo le vostre leggi. Morte. Cosa ha fatto per meritare questa condanna? Costui è il profeta che voi avete accolto a Gerusalemme. E adesso? Adesso volete ucciderlo. Qualcuno è in grado di spiegarmi questa pazzia? Gesù. Non è il nostro! E allora di chi? Di chi?
fosse io giudeo. Sono loro che ti hanno consegnato a me. E vogliono che io ti condanni. Perché? Che cosa hai fatto? Di questo mondo, le mie guardie avrebbero combattuto affinché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qui. Allora sei re. Tu lo dici, io sono re, e per questo sono nato. Per rendere testimonianza alla verità, chiunque dalla verità ascolti la mia voce. La verità. Che cos'è la verità? Non avere a che fare con quel giusto. Porterai problemi a te stesso. Vuoi sapere qual è la mia considerazione dei problemi, Claudia? Dimmi, qual è la verità? La riconosci quando ti parla? Sì. Tu no. Come fai? Dimmi. Se non senti la verità tu stesso, nessuno te lo potrà mai dire. Per lui. Erode! Erode non ha trovato alcuna colpa in quest'uomo, e nemmeno io. L'ho esaminato. L'ho esaminato davanti a voi. Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte. Un vero malfattore. Guardie, portatevelo qui. Andate a prendere Barabba. Thank you.
piazza che io liberi un prigioniero per la Pasqua. Quale di questi due uomini volete che io liberi? Barabba, sedizioso e omicida, o Gesù, chiamato il Cristo? E cosa volete? Liberato. Cosa volete? Che io faccia di Gesù il Nazareno? Quest'uomo è un sognatore, non è un criminale. Lo flagellerò in ricordo della giustizia romana, ma dopo lo lascerò libero. Thank you.
fuori. Sul capo. E gli mettono un mantello di porpora. Guardatelo! Guardatelo! Di questo sangue. Fa quello che vogliono loro. Va su!
Guardo d'amore che gli dona quell'uomo, seppure ormai stremato dal dolore.
le imprimono dentro il desiderio di lasciarsi plasmare da quell'incontro, generando lo stupore destato da un nuovo inizio di grazia. Yeah!
e per tutti. Gesù è stato crocifisso per darci ciò che ci chiede. Thank you.
fatto? Padre! Padre mio! Thank you.
amato tanto. Dove potrò giocare con i miei nuovi amici.
senza che guardarsi intorno ci cadono in testa. Ci ho messo 6 anni a smettere di avere paura. E ricordo poche cose, forse nessuna. Mi chiamo Helen. Sono morta. È l'unica cosa che mi manca. È la mia mamma. Senior.